A nome mio personale vi chiamo buonasera e benvenuti. Questa sera siamo qui per qualche cosa che è di grande interesse a tutta la Chiesa. Non siamo venuti per un semplice divertimento, ma siamo venuti per unirci a tutta la Chiesa, in modo particolare in questo tempo quando il Santo Padre si sta preparando per andare a Torino a giugno prossimo, per venerare la Sacra Sindone. Vogliamo metterci in questa linea di preghiera e di meditazione, quindi vogliamo ringraziare per la vostra presenza. Se vedete che siamo un po' incerti, ci piace di essere puntuali, abbiamo detto le tre, ma dato che il tempo è quello che è, stiamo dando alcuni minuti in più per qualcuno che magari non si è reso conto che viaggiare questa sera non è tanto facile. Quindi vi vogliamo ringraziare per il vostro coraggio, la vostra fede, il desiderio di sapere di più e di conoscere meglio questo grande mistero. Quello che vorrei fare adesso semplicemente è ringraziare alcune persone che vanno ringraziate. Noi tutti cominciamo con il parroco, perché se il parroco non ci avesse permesso di venire qui e di fare questa presentazione, non saremmo qui questa sera. Quindi siamo assolutamente grati, contenti, felici per la sua disponibilità e per il fatto che ci ospita nella sua parrocchia, una cosa che senza di questo non si poteva fare nulla. Quindi un grande ringraziamento va a Padre Janusz per averci invitati e accolti. La seconda persona che vorrei ringraziare, con me ringrazio tutta la famiglia e tutti coloro che lavorano con lei, perché quando si fa una cosa in questo modo nostro, non è mai una persona sola che agisce, siamo sempre in varie persone che collaborano anche se una è in evidenza, in questo caso Pina Sozio. Lei si è gentilmente offerta di fare la pubblicità, di dare i volantini nelle chiese, fare gli annunci, eccetera, eccetera. Tutti i parroci di tutte le chiese va il nostro ringraziamento. Se voi sapete che un parroco si è offerto a fare questi annunci, datemi il nostro ringraziamento a nome nostro, perché non possiamo adesso personalmente andare a ringraziare tutti, manderemo una lettera, manderemo una novità, lo diremo per radio, per televisione, però è bello se qualcuno che conosce il parroco dove l'annuncio è stato fatto, che venisse detto che sono stati ringraziati. Quindi a Pina che si è offerta di offrirci un bel lunch, ma non è stato un sandwich, come ha detto lei, ma prepariamo qualche cosa. Un piccolo sandwich, c'è stato un pranzo con tutti gli effetti, dall'antipasto fino al dolce e al caffè, che fra l'altro io non bevo il caffè perché non mi dice niente, ma questa sera, questo pomeriggio l'ho preso anche per dire grazie a Pina che abbiamo capito tutto quello che lei ha fatto. E come detto, sono sicuro che ci sono altre persone a fianco a lei, i suoi parenti, con il ristorante, eccetera, eccetera, sono tutti questi collegamenti che ci sono, che vanno ringraziati insieme a lei. E poi ci sono parecchi benefattori. Questo progetto comporterà delle spese. Anzi, mi è stato suggerito di mettermi in contatto con l'Arcidiocesi di Toronto per mettermi d'accordo, per così che tutto si fa con regola, se potevamo o non potevamo chiedere un'offerta. Ci è stato detto sì, potete chiedere un'offerta, tutto quello che si raccoglie si usa per le spese e se ci rimane qualche cosa, questo mi è stato molto grato e molto buono, non perché benefica qualche cosa con la quale sono coinvolto, ma perché fa capire che l'Arcidiocesi ha capito che niente succede con senza niente e quello che rimane dopo le spese viene devoluto a Società Unita, cioè viene usato da Società Unita per il beneficio di Teocoli. E non mi dispiace dirvi che Teocoli è in debito perché abbiamo cercato di assistere bambini che non potevano pagare e siamo arrivati che nel pozzo non c'è più acqua. Quindi abbiamo usato tutta l'acqua del pozzo, adesso dobbiamo cercare di riempire il pozzo con l'acqua. Quindi se questa sera potete, quando uscite, fra l'altro abbiamo una copia del Corriere Canadese, non so se voi qui a Hamilton ricevete il Corriere Canadese, se non lo ricevete prendete una copia, anzi vi dico con questa combinazione che Walter sarà lì all'uscita e se volete può anche firmare o un ricordino, ecco, grazie Walter.
Una cosa di queste non l'ho mai vista a Torino, che il direttore, l'onorevole Gio Volpe, ha offerto di aiutarci in tutti i modi e continua a darci una pagina intera, non solo nel mezzo, ma addirittura nella copertina, una pagina intera con la pubblicità e con questo articolo che è stato fatto professionalmente. E poi ha messo anche l'indicazione nel davanti, così che qualcuno che vede il giornale vegano vede, c'è questa immagine della Sacra Sindone, lo apre e dietro c'è una pubblicità che vale migliaia di dollari. Non vedete lì, voi che siete nel commercio, non sapete meglio di me quello che si paga per una linea nel giornale, immaginate quello che si dovrebbe pagare per una pagina. Non solo, ma si è offerto di farlo tutte le volte dove noi andiamo, quindi ci sono ancora, se non mi sbaglio, 6 altre chiese dove dobbiamo andare e 6 volte lui ripeterà lo stesso progetto. Gli chiediamo scusa tra l'altro perché con la fretta e in furia, come abbiamo fatto le cose, che è stato tutto deciso un po' all'improvviso, non abbiamo corretto l'orario, perché si diceva alle 7 di sera e poi abbiamo cambiato per le 3, ma il messaggio non è arrivato alla stampa, quindi ci scusiamo con qualcuno che potrebbe venire qui alle 7 di stasera e trova la chiesa chiusa. Speriamo che la voce sia stata capace di viaggiare, come sempre incoraggiamo le persone, passate la parola, perché è l'unico modo, anzi uno dei migliori modi di fare pubblicità è l'amico che chiama l'amico, la comare che chiama la comare e si fa sapere quello che succede, che fra l'altro è il modo regolare quando le cose non vanno bene. Se ci fosse uno scandalo, padre Carlo ha rubato 50 milioni, allora in un affare di 5 minuti tutti lo saprebbero. Perché? Perché si dice, quando c'è una notizia buona, tanti lo fanno, sì, ma lo sapranno, si capirà con un serio, perché tutti sanno quello che si deve fare. Invece no, tante volte è bello dirlo, farlo sapere e anche incoraggiarsi. Quindi, a fianco al giornale, Corriere Canadese, l'onorevole Gio Volpe, abbiamo la radio, la CIN, che ci sta aiutando. Abbiamo avuto lo Specchio, il giornale Lo Specchio a Toronto, che ci sta aiutando. Articoli bellissimi per pubblicizzare questa faccenda. Poi c'è la televisione Omni. Ferradino l'avrà messo sul taccuino, io non ho avuto il tempo di guardarlo, ma abbiamo fatto dei contatti anche con Ferradino. Tutte queste organizzazioni mass media, così chiamati, ci stanno assistendo. Poi c'è il più bello perché ci ritorna a pagare le spese. Abbiamo fatto una stampa, abbiamo stampato i volantini, le locandine, abbiamo stampato la preghierina che tutti avete ricevuto, spero, perché adesso la riceveremo insieme la preghiera. E insomma, per fare questo non vi devo dire che ci sono le spese, quindi torniamo sempre su quel punto, ma la chiesa, i parroci chiedono sempre offerte. Insomma, come facciamo? Senza soldi. Io ieri sera sono andato a fare il pieno alla macchina, ho speso 60 dollari, non era il pieno perché era quasi, c'era ancora un quarto del serbatoio, 60 dollari. Quindi le spese ci sono, è inutile che stiamo cercando di nascondere, di fare gli educati e di stare fuori dalle critiche. Se potete, quando uscite questa sera, prendete uno di questi, di sicuro, anzi se avete qualche compagno, qualche vicino che farebbe bene a leggere quello che succede nel mondo, portateli a uno, perché ne abbiamo 500 copie, non le vuole portare indietro, quindi se voi conoscete un parente, un amico, un vicino, portate una copia e poi se volete, se Walter si sente disposto a firmare, ve le firma lui, così che almeno avete una copia ricordo di quello che succede. Poi ci sono delle immagini della Sacra Sindone che vi consiglierei di prendere. E di nuovo, se in tutto potete fare un'offerta, grazie e Dio vi benedica. Quindi siamo pronti dal punto di vista mio, penso di aver ringraziato tutti. Voi, spero di averlo detto all'inizio, che voi siete quelli che ringraziamo per primi, perché senza di voi dovremmo rimettere tutto sulla macchina e andare a casa. Voi ci volete, ci fate capire che c'è il desiderio di sapere di più, di voler conoscere meglio questo grande mistero. Ricordatevi che è un grande mistero. La Chiesa non si è dichiarata, non ha detto questo è. La Chiesa crede che sia, punto. Però non può dire perché, come ha detto ufficialmente,
l'unico corpo di persone che possono decidere definitivamente, umanamente parlando, sono gli scienziati, persone che con tecniche moderne riusciranno a definire che cos'è e come mai, ma nessuno ancora ha potuto dire come si è formato questo oggetto, perché è un mistero. La scienza cerca, qualcuno a Roma, uno dei credati, ha detto la scienza balbetta. Ecco, diciamo delle parole ma non sappiamo nemmeno quello che stiamo dicendo. Ma dobbiamo dire qualche cosa, non lo diciamo. Quindi ci troviamo davanti a una cosa che meraviglia e che ci stupisce, un mistero. È Dio che ci parla cuore a cuore. Poi farò un commento prima di iniziare la presentazione del signor Walter Pezzo. Siamo pronti, Rita? Ci prepariamo alla processione iniziale.
cari fratelli e sorelle, questa sera non siete stati invitati ad uno spettacolo qualsiasi, ma siete stati invitati a meditare un grande mistero, un mistero della cristianità, della nostra fede cattolica. Rivolgiamo il nostro sguardo verso questo tema davanti a noi e cerchiamo di capire cosa vediamo. Cosa ci dice questa immagine? A occhio nudo, dalla vostra distanza, non è facile intuire tutto. Sono delle ombre. Ed è così misteriosamente silenziosa. Eppure non si fila mai di parlare di questa reliquia. È la più discussa, la più dibattuta, la più contrariata. Ci sono alcuni che vorrebbero addirittura distruggerla. Perché? Cosa ci dice? Quando capiremo tutto, vedremo che ci parla di una persona che ha sofferto, che è stata crocifissa. Quindi immediatamente ci riporta al Venerdì Santo. Questa immagine ci parla dell'eternità dell'amore di Dio, il grande amore di Dio, che ha voluto per noi che suo figlio soffrisse e morisse in croce, che ha voluto farci capire nel silenzio, senza parlare, ma che ci tocca il cuore e l'anima. Lasciate che questa sera vi rivolga l'invito di rimanere in un atteggiamento di contemplazione, di silenzio, di preghiera e soprattutto di ascolto, perché questa immagine ci parlerà, ci dirà tante cose che ci aiuteranno a capire che siamo stati veramente amati e continuiamo ad essere amati. Sì, questa immagine è di un testimone che ci parla dell'amore di Dio per noi, per ognuno di noi e per tutto il mondo. Questa sera ci saranno tante domande. Chi dice la gente che io sia? Una domanda molto fondamentale. E ognuno disse la sua. Qualcuno dice che sei Elia, rinato, uno dei profeti, e poi Pietro si alzò e fece la sua confessione. Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Questa sera la sindrome ripete la stessa domanda. Ma voi, ma tu, chi dici che io sia? La risposta sarà molto personale. Ognuno di noi, io e voi, dobbiamo rispondere. Chi diciamo che sia? A questo punto mi rimane solo di introdurvi Walter Pezzo, che fra l'altro abbiamo stabilito che anche lui si presenta da sé, ma per introdurlo, un ricercatore indipendente della sindrome per 24 anni, da Torino, innamorato dello studio sulla sindrome, è una persona che non permette dubbi su questo grande miracolo di Dio. Quindi per Walter questo è il telo che fu trovato secondo gli apostoli, secondo i Vangeli, nella tomba vuota domenica mattina, domenica di Pasqua. Vi presento Walter Pezzo.
abbiamo dato un santino, non si può dire, l'immagine della Santa Signora, questo è il vostro, e lo potete usare tutti i giorni se desiderate. Questa sera vorrei chiedervi di recitare questa preghiera insieme, qui davanti al volto santo, alla Signora, tutti insieme. Imprimi il tuo volto in me, Signore, perché il Padre venendo te in me ripeta, tu sei il Figlio che ama, e perché chiunque mi incontra veda una scintilla del Padre. Imprimi il tuo volto in me, Signore, perché possa essere testimone della tua luce e della tua bontà e dell'infinita tenerezza che hai per ogni creatura. Imprimi il tuo volto in me, Signore, perché io possa essere un segno del tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Imprimi il tuo volto in me, Signore, perché sia io una sindone vivente che porta in sé i segni della tua morte e risurrezione. Signore Gesù, che con singolare prodigio ci lasciasti nella sacra sindone con l'intera figura del tuo sacratissimo corpo, martoriato e morto per la nostra salvezza, l'immagine del tuo santo volto, sfregiato dalle ferite e dalle percosse, con cui fosti maltrattato, congedici per il merito di tanti tuoi patimenti che venerando noi in terra, nel quale gli angeli stessi desiderano ritirarsi, siamo fatti degni di contemplare per tutti i secoli in cielo. Vi saluto a tutti, io sono Walter Pezzo, vengo da Torino e vi porto i saluti sia della mia città e anche della nostra amata Italia. Ringrazio, io un unico grande ringraziamento che è per padre Claudio Decini, perché questa avventura l'abbiamo iniziata assieme quando pochissimi ci credevano. Mentre il nostro entusiasmo è partito e ha creato quello che oggi sono i 9 appuntamenti che abbiamo fissato e ce ne sono altrettanti in programmazione. Qui ad Hamilton ho voluto portare un oggetto che è il patibolo ed è la prima volta che lo esponiamo, perché è stato realizzato proprio qua da un artigiano canadese, Frank Aiello, che ha riproposto il patibolo esattamente con la sua ricostruzione storica. 180 era la lunghezza del patibolo di questa dimensione con i buchi già fissati. Come diceva padre Claudio, il Corriere Canadese ci ha seguito, sono riuscito a portare questo progetto al loro interesse. Questa coppia è dedicata interamente ad Hamilton. Infatti la dicitura dice ad Hamilton la prossima presentazione della Sacra Signora. Questo è importante, è un omaggio che mi sembra dovuto a chi come voi ha prestato attenzione del tempo nonostante il tempo, ecco, questo è quanto. Poi, come diceva sempre padre Claudio, queste sono immagini dell'originale, della sindone. Questa che voi vedete è la copia più vicina all'originale che io abbia trovato, per due motivi. Primo, perché è una fotografia su tela.
E in più ho fatto realizzare questa foto dove da una parte c'è la fotografia che è stata fatta per la prima volta nel 1898 da Giusto Pia e fa vedere l'immagine a negativo. Boh, per quanto riguarda la mia presentazione, tanto per farvi capire quanto la convinzione di ricercatori come me sono a favore al 100%, vi do solo delle informazioni, no? Su una passione, su questa mia passione. Io ho passato 24 anni della mia vita, io ne ho 50, perciò la metà l'ho passata a studiare questa reliquia. Diciamo che per me è qualcosa di più, è una compagna di vita che ho scoperto negli anni che ha fatto più miracoli la sindone di Torino che qualsiasi altro santo che sia passato su questa terra. Lo so che è difficile da capire, no? Perché si conosce così poco questa reliquia, eppure la reliquia più studiata al mondo ed è l'unica reliquia nella fede di tutte le religioni, è l'unica testimonianza di un Dio che lascia il sangue di gruppo AB, perché all'interno di questo telo poi vedremo c'è del sangue umano. Okay. Io appunto vengo da Torino, sono di formazione psicologica all'Università di Padova e di formazione grafologica all'Università di Urbino. Per analizzare la sindone ho un corso di base di medicina patologica, un corso di matematica e in più ho una specializzazione in aramaico, che la lingua originale è una lingua morta. E poi, vabbè, non voglio annoiarvi per tutto quello che mi ha portato a studiare la Sacra Sindone. Bon, cominciamo a capire che cos'è il telo. Allora, il telo vero e proprio della Sacra Sindone è composto da tre panni, che sono il telo che noi vediamo con l'immagine. Allora, un attimo che prendo, mi sposto, vediamo. Con questo mi sentite? No? Non si sente? Sì, adesso sì o no? Sì. Mi sentite così? Sì. 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 Più vicino? No. Ci vuole il tecnico qua. Ok. A posto. Così. Ci siamo? Va? No, non va. Sì? Perfetto. Allora, vediamo un attimo. Allora, per intenderci, la sindone è formata da questo telo che è un telo di supporto, è come quello che vedete a Torino al Duomo. Questa è la dimensione, esattamente come la sindone di Torino, che è 4 metri e 34 per 1,13. Allora, questo è il telo di supporto, questo che vedete è il telo che ha avvolto il Cristo, questi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sono le pezze che sono state messe quando il primo incendio che ha avuto nel XIV secolo ha danneggiato la sindone. Perciò di per sé la sindone, oltre ad essere stata incendiata due volte nel XIV secolo e nel 1998 a Torino per un cortocircuito, poi si è scoperto che invece era di attività dolosa, hanno cercato in tutti i modi di o distruggerla o di rubarla. Ecco, questa è la descrizione. La sua storia. La sindone viene ritrovata nel sepolcro, ripiegata, e da allora molti dicono che non se ne è saputo niente fino al
fine del XIII secolo, quando il crociato lo porta alle reti. Ma di per sé così non è, perché questo teso comincia proprio a essere trasportato a Edessa, no? Da re Agadir, che 20 anni prima aveva chiesto al Cristo di fare un miracolo per la sua malattia. Agadir soffriva di una malattia che era la peste nera, cioè una peste che faceva diventare nera la pelle e poi nera, si moriva in sostanza. In quel frangente lì, per esempio, l'unica lettera che viene riportata storicamente di risposta di Cristo a una persona diversa che non era il suo entourage. La sindone appunto passa a Edessa, poi si sposta dopo 200 anni a Costantinopoli, poi da Costantinopoli in Turchia di nuovo, poi torna in Francia per ritornare poi attorno all'anno 1000 in Palestina. Poi rimane lì circa 300 anni, da questi 300 anni la sindone di Torino arriva da questo crociato alle reti in Francia. Rimane in Francia fino al suo primo incendio, poi passa di mano ai Savoia, futuri re d'Italia. In Savoia la mantengono in Francia, perché i possedimenti Savoia si espandevano appunto in parte della Francia, ma per un voto fatto da San Bartolomeo, che aveva fatto un voto per la peste di Milano, chiede di venire a venerare la sindone in Francia. Il re d'Italia, un futuro re d'Italia, per alleviare la fatica di Borromeo, la sposta a Torino, e da allora rimarrà a Torino per tutti i suoi anni fino, diciamo, ad oggi. È venuta a mancare un'unica data in tempo di guerra, perché Hitler, la prima cosa che ha fatto quando ha invaso mezza Europa, ha cercato di recuperare tutte le reliquie religiose cattoliche. La prima che si impossessò era la lancia di Longino, e la seconda doveva essere la sindone. Saputo di questo, sia gli ecclesiastici, ma sicuramente molto di più dei volontari, l'hanno portata a Monteverde nel Napoletano. Ed è stato solo lì quel periodo che è durato praticamente un anno e mezzo, due anni, però da allora la sindone è sempre rimasta a Torino. Questa è la storia, diciamo, del telo e delle sue vicissitudini. Allora, altra considerazione. Avete visto in entrata il patibolo. Allora, questo è esattamente la dimensione del patibolo del Cristo che ha portato. E vorrei farvi notare che questo patibolo ha già i buchi prefissati, perché i romani usavano questi patiboli più di una volta. E dato che i chiodi che servivano, adesso vi faccio vedere anche, allora, ho portato un po' di reperti. Allora, questi erano i chiodi, sempre in dimensione reale. Questo è il chiodo che ha trafitto i due piedi del Cristo, 25 cm, 3. Questi invece quelli che hanno trafitto il polso, poi vedremo. Allora, la particolarità di questi chiodi del patibolo, che dovevano entrare esattamente all'interno di questo
suora. Chi aveva le mani troppo corte, con delle corde si tirava fino a farle combaciare. Perciò vedremo sul telo le conclusioni tra il chiodo, il patibolo e la condizione di quest'uomo che ha portato questo patibolo qua. È chiaro che l'iconografia, cioè la tradizione, vuole che il Cristo portava tutta la croce, ma questo non gli toglie niente come fatica, perché questo pezzo di legno portato in una condizione normale poteva essere anche sopperito, meglio, poteva essere trasportato, ma nelle condizioni che era non poteva essere. Adesso ritorno alla sindone, perché questo magari inclusiva un po' di più, ha detto portato un pezzo di legno con due fori, non mi corrisponde la storia, ecco. Perché i romani i pali li mettevano già nel Golgota, già piantati, facevano portare, non a tutti capito, no? Perché a questo, come poi vedremo, è stata riservata una condizione peggiore, non migliorativa, peggiore rispetto agli altri. Vi dico solo questo, che mentre il patibolo Gesù l'ha portato, i due condannati degli altri, il patibolo non l'avevano portato. Allora, la considerazione che faccio perché questo cielo sia vero, o meglio, che abbia avvolto il Cristo. Allora, questo telo ha delle caratteristiche che altre non hanno. Allora, prima di tutto la crocifissione era una condanna che i romani facevano per dare un esempio al popolo. Perciò doveva essere il massimo della crudeltà, ma soprattutto dell'umiliazione. Questo telo porta i segni di un crocifisso. Allora, vi faccio vedere le frustate. Allora, tutto questo che voi vedete sono frustate, no? Sul corpo. Okay? Questa parte qua, e sono più di 120 che vengono prese. Praticamente questa è tutta la parte dietro e poi la parte davanti si vedono qua nelle braccia e nelle polature. Adesso distinguere i 120 corpi mi rendo conto che può diventare difficile, però sono queste. E allora, qua abbiamo la corona di spine con questo 3, che praticamente qua lo vediamo. Questo è tutto quello che vedete. Sono macchie di sangue, non è che sono bollature di qualche cosa, sono tutte macchie di sangue che hanno preso tutto il corpo. Le uniche parti che sono bruciature sono queste qui sono le bollature che c'è stato nel primo incendio, queste parti qua sono tutte le bruciature. Ecco, e questo è quello che voi vedete, questo è tutto sangue, questo che voi vedete è tutto sangue. Questa parte qui che vedete di più è la mano sovrapposta, perciò qui vedete il sangue del primo fuoco, l'altro non lo vedete perché è praticamente sopra, è appoggiato così. Ok, adesso volevo solo spiegarvi la condizione dell'uomo della sindone, che io lo chiamo, adesso continuerò a chiamarlo così, l'uomo della sindone. Cominciamo dall'orte dei Getsemani. Cristo è in profonda angoscia, sa che lo verranno a prendere, che verrà condannato, umiliato, verrà crocifisso, perciò
partiamo da questo presupposto. Un uomo sa la sua fine. I Vangeli citano pianse, sudore e sangue. Perché c'è questa dicitura? C'è questa dicitura perché lui inizia a livello patologico, cioè a livello medico, avviene una tensione tale, e questo ci sono delle indagini mediche che ho fatto, che ho fatto in ricerca, mi sono confrontato con l'Università di Padova piuttosto che quella di Torino. Cosa succede? Che quando uno avverte un pericolo così importante e ne è cosciente, ha una tensione muscolare, cerebrale, da far rompere i capillari. Perciò il capillare che è nella parte alta della tempia cominciano a sanguinare, cioè i capillari si rompono, sono delle piccole vene, esce il sangue. A livello patologico si presuppone un principio di infarto, però io vi parlo in un discorso patologico. Vorrei farvi notare la condizione di quest'uomo quando arriva, no? Arriva poi a questo, poi tutto il resto, per farvi capire quanto è difficile, quanto poi il Vangelo ricolleghi dei fatti realmente reali ma incomprensibili, perché sudare sangue e acqua sembra incomprensibile, ma come succede? Invece a livello patologico, cioè a livello medico, avviene su questo: c'è il collasso dei capillari, c'è il sangue. Poi cosa succede? Viene arrestato dalle guardie del tempio. Le guardie del tempio non potevano eseguire pene capitali se non la lapidazione. Non potevano colpire infrustate più di 39, mentre i romani potevano andare oltre questi 40 colpi. Ma cosa succede? Quando si parla nei Vangeli dello schiaffo, lo schiaffo è una tradizione, è una traduzione dall'aramaico antico al latino, poi al greco, che poi si è mischiato, da schiaffo a bastonata. In effetti, quello schiaffo che prende il Cristo lo prende con un oggetto molto simile a questo, che era un bastone che tenevano le guardie del Tempio, e gliel'ha sferrato praticamente sullo zigomo, e molti fanno la contestazione sullo zigomo da quest'altra parte qua, che è molto più gonfio, poi vedremo c'è anche il naso, ma questa deformazione è il primo colpo che il Cristo riceve dalla guardia del Tempio. Cosa succede? Non si difende, perché non può difendersi. Teniamo anche sempre conto di questo: i tempi. Vedremo che Cristo per due giorni non riesce né a mangiare, né a bere, né a dormire. Io vi dico solo questo: se non si dorme si può anche morire, se non si mangia si può resistere, se non si beve c'è il pericolo di morte, però a non dormire il cervello non riesce a riassestare le cellule che creano il ragionamento e crea una sua crisi. Perciò teniamo anche conto di questo. Cosa succede? Viene portato da Pilato. Anche la storia di Pilato con Cristo è una storia che lo lega al confino. E lo porterà a una condanna e un esilio subito dopo. Però questa è un'altra storia, la vediamo dopo. Comunque viene portato da Pilato. Pilato chiaramente non vede in quest'uomo nessuna colpa. Lo manda dal proconsole che Roma decideva di mettere, e lo mandano da,
da Erode, che anche lui dice: ma questo è un pazzo. Lo tiene un quarto d'ora, 20 minuti, poi lo rimanda da Pilato. Pilato di per sé non poteva condannare un uomo che dimostrava di dire delle cose che non andavano contro il governo romano. Tenete conto che la condanna per crocifissione i romani lo davano solo a chi sobillava contro Roma, oppure perché aveva fatto degli eccidi di massa, aveva ucciso diverse persone. Era l'unica condanna che potevano dare, se no si limitavano a dare dalle 7 alle 27 frustate. Cosa succede? Pilato decide, dice: se lo faccio fustigare, cioè se lo faccio frustare, non lo devo crocifiggere, perché la legge romana prevedeva o la crocifissione o la fustigazione, oppure si voleva dare un esempio, ci si fermava 6-7 frustate, poi si crocifiggeva. Pilato decide di farlo fustigare. Arriviamo a 40 colpi. Allora, Pilato, teniamo sempre conto di una cosa: lui torna da Pilato nella notte, senza aver mangiato, senza aver bevuto, o forse avrà bevuto, gli avrà dato qualche cosa, ma poca cosa. Non ha dormito. Viene portato al palo della fustigazione, che era un palo di altezza che andava da 1,20 m a 1,50 m, dove il condannato, con le mani dietro la schiena, veniva fustigato. E i romani fustigavano con una frusta come questa. E molti mi hanno detto: ma come sappiamo che era questa? Per due motivi. Primo, perché veniva usata dai gladiatori fino al primo secolo, ma non tanto per uccidere, ma perché sfiniva questa frusta, e i colpi che venivano inferti non lo davano le strisce di cuoio, ma i due piombini laterali. Che cosa causavano questi? Oltre al colpo, il rientro del piombino lacerava le carni, che andavano dai 2 ai 2 cm e mezzo, erano fino ai 3, e lì si vedono benissimo tutti quei colpi che voi vedete qua, che vi ho fatto vedere prima. Ecco, questo qua è un colpo. E adesso io vi metto qui, ve ne faccio vedere uno a caso, perché potrebbe essere. Ecco, questa è la lacerazione che dava uno di questi piombini quando tornava indietro. Questo quando tornava indietro, quando arrivava, ne aveva due, quando tornava indietro lacerava il corpo e portava via la carne. E cosa succedeva? La stragrande maggioranza delle volte i condannati lasciavano per terra i brandelli di carne e anche di muscoli in un lago di sangue. Questa era la punizione, dove Pilato dice: con una punizione del genere, quando lo vedono, cosa faranno? Non potranno chiedere altro. Perciò con questa i romani arrivavano. Allora, qui vengono contate più di 120 colpi. Allora, anticipo la domanda di molti che mi dicono: perché questa è più corta e questa è più lunga? Perché i romani hanno conquistato un impero col famoso gladio, cioè la spada, perché avevano testa probabilmente nelle torture. Questa era più lunga perché quando partiva questa, una e due abbracciavano il corpo, infatti i laterali si vedevano, e questa arrivava in centro alla schiena, perciò prendeva il corpo e la schiena. Gli unici punti che non colpivano i romani, perché volevano che il condannato arrivasse vivo, era la testa, perché non volevano che il condannato morisse per le frustate. Perciò questa è la condizione che noi abbiamo quando arriva da Pilato. Sappiamo che poi Pilato dice:
volete Barabba o volete il Cristo. Pilato sapeva che nel momento stesso che avesse condannato il Cristo, la sua sorte sarebbe stata legata a doppio filo, lo sapeva già. E comunque sia decide, perché lui entra a fare, entra con il suo mandato nel 26 dopo Cristo e smette nel 36. Perciò in quegli anni lì c'erano sommosse in ogni modo. La paura che una sommossa popolare, perché lui decide di liberare il Cristo rispetto a un Barabba, gli fa fare la scelta più sbagliata. Perciò cosa succede? Si decide per la condanna del Cristo. E a questo punto viene rinchiuso, non mangia. Perciò ci stiamo avvicinando quasi a due giorni, perciò riesce a perdere nell'arco di pochissimo tempo la bellezza di 6 o 7 kg, infatti è 1,80 m di altezza. Noi notiamo che molti mi hanno fatto anche la domanda, perché molti filmati tipo chi guarda questa fotografia dice, ma probabilmente sembra un vecchio con la barba, smagrito o quant'altro. Una persona che in meno di due giorni patisce quello che forse nessun'altra persona del suo tempo ha patito. Partendo sempre da un altro presupposto, che i condannati non alla crocifissione non venivano fustigati, non dovevano portare il patibolo. Perciò dovevano durare almeno dai 2 ai 3 giorni. Teniamo presente che Cristo sulla croce rimane 3 ore, sfinito da quanto poteva. Cosa succede? Decidono di portarlo alla croce. Gli fanno portare una trave come questa, con questi buchi già prefissati, legato sia da una parte che da un'altra. Allora, dalla residenza di Pilato al Monte Golgota ci sono circa 980 metri, circa 1 chilometro. E per 1 chilometro lui doveva portare quest'asse di legno di 1,80 m. Adesso questo materiale è più leggero, comunque pesava attorno tra i 50 e i 60 kg. E uno diceva, 50 e 60 kg si possono portare. Tenete conto che in salita, a piedi scalzi, in un terreno dove c'erano solo pietre, no? E aveva passato quello che aveva passato, lo legano. Perciò legato, deve passare, torniamo a pensare, 980 metri in salita, in queste salite e discese. Cosa succede? Cade, ma cade legato, non può sicuramente poggiare nessuna mano. Che movimento fa? Cerca di proteggersi come può, perciò si inclina sulla spalla destra, perciò qua all'interno, qui, c'è una lussazione, adesso qua si vede forse più da questa parte, comunque da questa parte qua c'è una lussazione della spalla, proprio perché è riportato che lui cade con questa angolatura qui, ha una lussazione della spalla, cade, batte il setto nasale e qui ha una deviazione del setto nasale che forse si vede ancora meglio qua, perché il naso qui è tutto ridotto e questa qui c'è un taglio, proprio perché il naso viene ripiegato da questa caduta. Cosa succede? Perché non gliela fanno più portare il patibolo, non perché erano particolarmente magnanimi,
ma perché non ce la faceva più? Lui doveva arrivare vivo alla croce. Allora, quello che era importante vedere, che quando veniva portato alla croce, cioè questo spazio qui, no? Questo spazio qui, dovevano farlo salire su questo supporto, che poi vedremo a che cosa serviva. Ma doveva salire, non è che doveva arrivare tramortito, perché non gli interessava. Allora cosa fanno? Decidono di non farglielo più portare. Allora chiamano chiamano uno che era lì, che adesso che era lì, che praticamente l'hanno visto bello fortunato e ha detto guarda portalo tu fino, perché il condannato non ce la fa. Lo portano su, cosa succede? Succede una cosa particolare, che al condannato gli danno l'opportunità di dargli una bevanda anestetizzante, proprio per dire, boh, fa tutta questa fatica, almeno riesce a salire, no? Riesce a salire e Gesù rifiuta. Su questo rifiuto, che cosa c'è stato? C'è stato il fatto che i romani si adattano. Ma facciamo un passo indietro. Il Cristo porta questa croce con il famoso mantello, quello che gli avevano dato di porpora, no? Che nel frattempo cosa era successo? Che si era intriso sia del sangue che del sudore, perciò si era tutto attaccato sopra. Quando arriva che rifiuta questa bevanda, i romani cosa fanno? Gli strappano il mantello. Peccato che il mantello aveva assorbito il sangue e il sudore, perciò gli strappano praticamente ancora tutte le croste che si erano formate. Perciò arriviamo a una lacerazione corporea in mare. Per quello che dico, qui all'interno c'è una sofferenza, che se si riuscisse a capire che cosa ha passato quest'uomo, ci renderemmo conto veramente dell'amore che ha avuto nel credere in certi valori. Gli strappano questo, chiaramente il dolore è immenso, questo patibolo è per terra, lo buttano di spalle, perciò quando lo buttano di spalle cosa succede? Che quest'angolo qua, quando è così, gli crea una lacerazione orizzontale, che è questa qua, praticamente non gli ha rotto la spina dorsale, ma praticamente ha fatto sì che delle costole interne, no? siano fuoriuscite all'interno di questa parte, cioè gli ha fatto un livido al contrario, praticamente la spinta di quest'angolo qui è stata così forte da potergli creare una lacerazione. Poi cosa è successo? Hanno cominciato con i chiodi, e i chiodi sono questi. Questi qua sono i classici chiodi a testa quadra. Tutti mi contestano il fatto che questa sia tonda, ma la testa quadra per me è questa. Ma l'importante è capire che questi erano due chiodi particolari, venivano usati sia per l'inquinamento dei polsi, sia per il tibulus, cioè quello che vedete sopra la testa, ma il titulus veniva messo anche all'interno della sindone, poi vediamo. Comunque, questo era il chiodo, questo qua era un chiodo che veniva infilato, praticamente si metteva al palmo e arrivava qua e si spingeva da quest'altra parte, tenendo conto che i romani ci tenevano a riutilizzare. Però cosa è successo qua? Che qua il Cristo non arrivava al buco prefissato e con le corde l'hanno tirato. Abbiamo due lussazioni
alle spalle, di cui una addirittura con un distaccamento, proprio perché non ci arrivava, allora hanno tirato. Ma la cosa fondamentale, che cosa è successo? Hanno inchiodato, non ci arrivava, adesso si è, no, non ci arrivava il chiodo, l'hanno schiodato e l'hanno di nuovo riforato. Allora, i fori all'interno della sindone sono la bellezza di 7, perché è stato schiodato 2 volte dai polsi, una volta dal piede destro e poi si è proceduto a mettere il chiodo da 25 per mettere le due caviglie, che poi oltretutto anche lì hanno dovuto ruotarle in un modo da conficcare il chiodo per bene, ecco, diciamo questo. Allora, il problema qual è? Viene inchiodato, però il particolo è qua, il palo è lì. E come hanno fatto a inchiodare il piede sotto? L'hanno preso, l'hanno inchiodato là, hanno fatto cadere giù i piedi. Perciò tutto il peso che lui ha avuto è stato trascinato giù, no? Perciò quando l'hanno inchiodato da lì, i piedi penzolavano. Perciò dolore all'ennesima potenza. Cioè noi qui abbiamo un uomo che ha sofferto l'impossibile. Per parafrasare la notizia che si parlava appunto oggi del vostro governo canadese, se un uomo ha sofferto più di questo uomo qua, venitemela a dire, perché io non ne ho ancora trovati su queste condizioni. E chiudo la parentesi. Comunque, lui viene tirato su dal patibolo con le corde, incastrato lì, i piedi penzolati. Mettono questo supporto qui, perciò lui ha penzoloni, prima che mettono questo ci passerà un po' di tempo perché devono inchiodarlo. Lo inchiodano questo supporto, gli portano questo chiodo che voi vedete, questo qui. Questa è una posizione, lo devono inclinare, perciò inchiodano prima il piede, poi non ci riescono perché non viene bene, lo schiodano di nuovo. Perché c'è questo supporto? Questo supporto serviva per far aprire la cassa toracica e far respirare il condannato. Praticamente il movimento era questo. Io mi alzo, apro la cassa toracica, poi scendo. Però questo movimento, uno dice, vabbè, è semplice. Peccato che io ho i chiodi. Tutte le volte che mi alzo perché voglio respirare, qui ho dei chiodi che mi tirano la carne, cioè è questo che vorrei molte volte evidenziare. Sì, questo lo facevano perché così il condannato è vero che respirava, ma soffriva da morire. Cioè, il termine da morire, perché poi loro morivano così, piuttosto che soffrire così, mancava. E cosa succedeva? Succedeva che dopo un periodo che potevano essere 2 o 3 giorni, i romani cosa facevano ai condannati? Gli spezzavano le gambe, cioè davano 2 colpi di mazza qua, con la stessa mazza che usavano per inchiodare. Questi, non potendo più tirarsi su, la cassa toracica non imbarcava più acqua, d'aria, e morivano. Il Cristo questo non lo fa. Perché l'avevano già visto sfinito, un uomo che praticamente aveva già visto di tutto. Ma la cosa ancora più importante è quando iniziano a mettere il piedistallo, non avevano ancora finito, perché gli mettono il casco di Gesù dell'Ascolto, questo di padre Claudio Piccinini, ha la conformazione di come doveva essere il casco di spine. Il casco di spine era effettivamente un casco. E qui, quello che avevo evidenziato all'inizio, questa parte qui, questo tre qua, questo è sangue, questa è la parte posteriore del sangue,
Perché esce tanto sangue così? Perché sempre con questo attrezzo, sempre con questo, quando gli hanno messo la corona di spine per farla deridere, gli hanno dato colpi in testa perché far sì che le spine entrassero bene. E dato che questa è la parte più sensibile, perché la parte vicina al cervello è quella che sanguina di più, perché il sangue circola in modo più veloce nel suo cervello. Perciò con questo hanno conficcato il casco di spine quando era ancora a terra, finiscono di mettere il supporto, lo mettono su. Noi sopra la croce abbiamo un uomo che due giorni non ha dormito, probabilmente ha bevuto poco, ha perso una quantità di sangue, di acqua impressionante. Tutti si stupiscono perché 3 ore, perché viene messo su attorno a mezzogiorno, alle 3 viene deposto, viene schiodato. Ma l'ultima azione qual è? Quella di capire se quest'uomo è vivo o è morto. Allora, cosa succede? I romani avevano in rotazione questa, che era una lancia da tiro, non era una lancia d'offesa, nel senso che loro avevano in rotazione due lance, sempre per la logica del militare, era una lancia che serviva per trafiggere il nemico, non ucciderlo, perché una volta ferire una persona, la probabilità di vita, diciamo che era al 60-70%, che sarebbe morto. E poi ci volevano almeno 2 persone per portarlo via. Perciò un dispendio di forze che i generali romani l'avevano capita. E perché di questa forma? Perché questa forma qui è di 2,7 cm ed è la ferita che c'è nel costato qua. Allora, questa è la ferita del costato, dove noi abbiamo il sangue e l'acqua. Allora, poi arriviamo perché sangue e acqua. Allora, perché questa lancia? Per due motivi. Questa perché la lancia veniva appoggiata, non è stata infilzata così, perché i romani sapevano come usarla. È entrata per 12 cm nel costato qua, e la lacerazione che ha avuto è di 2,7 cm, come si vede dalla sinistra. E questa qui è esattamente la lancia retrodotta. Ci sono 4 campioni all'Armeria di Torino, c'è una a Roma, e poi ci sono due musei a Parigi che sono andato a vedere, a ricercare, e tutti combaciano su questa. Perché ne avevano due, una da lancio, che come questa, e poi ne avevano un'altra invece che era da difesa, però aveva la parte da 9 cm e mezzo che non poteva corrispondere a questa, alla ferita. Perciò viene dato un colpo. Il colpo che cosa fa? Entra dentro tra due costole, colpisce il pleura, cioè una parte polmonare, tornando indietro che crea la ferita. Non quando è entrato, quando è uscito per la ferita. E perché sangue e acqua? Proprio perché quando è caduto, per diverse volte, la contusione che ha avuto sul petto gli ha creato un ematoma, no? Cioè noi quando prendiamo una botta per terra, che cosa si crea? Si crea quell'acqua, e questo è il procedimento che ha ricevuto sul petto. Decidono di provare se quest'uomo era ancora vivo. E lo fanno con la lancia, vedono, acqua e sangue. Il soldato dice: va bene, è morto. Allora, il Cristo, se da una parte ha avuto un processo di maltrattamento particolare, cosa ne rideva di questo telo? Proprio per partire sempre dal presupposto della sua autenticità. Che i condannati non potevano avere un discorso di sepoltura, cioè dovevano essere gettati in una fossa comune.
e nella migliore delle ipotesi, nella peggiore venivano lasciati sulla croce e che gli animali potessero cibarsi della, diciamo, del corpo. Le prime cose che partivano, vabbè, erano gli occhi e tutto il resto. Comunque, il Cristo cosa fa Giuseppe d'Arimatea, che aveva comprato una tomba lì vicino, va da Ponzio Pilato per chiedergli il corpo. Ponzio Pilato, signora la Bibbia, dice, ma è già morto? Chiede a Longino, che è il militare che era, gli ha detto sì, abbiamo fatto la procedura, non gli spezzano le gambe, allora lo tirano giù dalla croce e usano un telo, non come questo, un telo da trasporto, perché se fosse stato lo stesso telo ci sarebbero le macchie, no? Di trascinamento. Perciò questa è la particolarità di questo telo qui, che non ha elementi di trascinamento. Quindi è stato avvolto un corpo, ma di questo corpo qui non c'è opera di spostamento, perché molti mi hanno detto no, ma lui poi è stato portato via da. Non ci sono elementi di trasporto. Altra cosa importante, la parte che voi vedete, è la parte interna, perché il sangue si è fermato esattamente sulle due parti. Allora, per farvi, adesso uso questo, tanto per. Allora, la parte interna, questa parte qui che ha avvolto, qua, pensiamo che qui ci sia il corpo, questa parte qui ha avvolto il Cristo e viene posata qua all'interno, e la parte dentro che è rimasta impressa, la parte fuori non, praticamente non c'è nulla, perciò ha ricoperto esattamente un corpo. Molti si chiedono, o meglio tutti i ricercatori del mondo, perché questa è la reliquia più studiata al mondo, non si danno spiegazione della sua formazione, o meglio, la formazione in laboratorio si potrebbe anche avvicinare, ma ci vorrebbero potenze come 20 fulmini concentrate in un quarto di millesimo di secondo. Vuol dire che questa forza dovrebbe arrivare in un periodo così ristretto, cioè pochissimo tempo, e tornare indietro, se non brucierebbe. Poi un'altra condizione che mi fa dire che questo telo sia il telo che ha avvolto il Cristo è su un'equazione matematica, che non è solo un'equazione che ho fatto io, ma l'hanno fatta altri tre miei colleghi. Io mi sono fermato a una possibilità su 82.999,9 che lo sia e uno che non lo sia. Altri miei colleghi si sono spostati a 100 milioni, altri 150. Ma da dove arriva questa formula? Allora, arriva da un semplice motivo tecnico ma matematico, prendendo le condizioni di questo telo. Perché in varie conferenze che ho fatto ci sono sempre dei detrattori, cioè persone che non ci credono, che dicono no, ma questa l'ha dipinta Leonardo. Leonardo è nato 100 anni dopo che si sapeva già di questa immagine. Molti dicono come l'ultima dello Sturp del 1978, una società scientifica ha tagliato ha tagliato un pezzo di stoffa della sindone per capire. Allora, nel 78 viene tagliata questa parte qui, ok? Per l'analisi del carbonio 14, che è un'analisi che si fa in laboratorio facendo bruciando il campione e poi con i fumi, ve la spiego in modo, diciamo, un po' troppo semplice, ma è così, bruciando il campione, analizzando il fumo che fa, si riesce a capire il periodo del telo. Allora, l'esame
era perfetto. Peccato che sono andati a prendere questa fase qui, no? Allora, questa parte qui è un supporto, questo che voi vedete, che è stato messo nel Medioevo perché tiravano su per le ostensioni a mano, non come adesso che praticamente in una teca con il controllo dell'atmosfera all'interno per non danneggiarla. Allora, le condizioni sono: questo telo appartiene a un condannato crocifisso, uno. E il fatto che il crocifisso gli abbiano permesso un lenzuolo funebre e non era concesso, che lo stesso condannato fosse fustigato, cioè frustato e inchiodato, che la legge romana non lo prevedeva, perché le condizioni, o si fustigava o si metteva in croce. Che il fatto che ci siano 42 pollini di tutto il del Medio Oriente, di Costantinopoli, perciò facciamo Palestina, Turchia, Francia, Italia, e 13 pollini della Palestina sono andati estinti. Perciò, e qui abbiamo il corpo del reato, come dico sempre, con tutti gli elementi possibili immaginare. La cosa ancora più importante è che quest'uomo è stato inchiodato nei polsi, no? Lo vediamo qua, questo sangue qua racchiude il chiodo, come anche sotto, lo vediamo sotto i piedi qua, mentre l'iconografia, cioè le pitture, descrivevano il Cristo sui palmi fino al 1600. Perciò ha delle caratteristiche sicuramente importanti. La cosa ancora più importante da tenere in considerazione è che questo telo è stato fatto con un telaio, no? Ad un unico telaio che si usava solo nel Medioevo, e la tramatura all'isca di pesce, trama e ordito, per le signore che fanno magari, è di una composizione prettamente asiatica, perciò nel Medioevo non si usava più. La cosa anche più importante è che io ho fatto rifare la copia che io ho a casa, io ho una copia della sindone fatta su una tramatura a l'isca di pesce che ho fatto a Vercelli, dove la patria dei filati, in Italia era la patria dei filati, e abbiamo riproposto lo stesso telo. E mi diceva, per rifare questo telo ci è impiegato un anno, perché mi serviva un telaio adeguato che loro non avevano. Mi ha detto: guarda, per la storia di Vercelli che ha per i tessuti, mi ha detto, è andato in disuso praticamente nel Medioevo, non si usavano più. Cosa ancora più importante da tenere conto è il sangue. Qui c'è del sangue umano di gruppo AB e in tutte le parti che si vede. Altra cosa importante, ho fatto delle ricerche assieme a un collega sul discorso di come poteva essersi formato l'immagine, appunto con questa scarica elettrica. Partiamo sempre da questo presupposto. Siamo arrivati a risalire a un terremoto di 8.5 della scala Richter, perciò a una distruzione totale, con delle scariche elettromagnetiche. Perciò una potenza del genere è a livello sovrumano. La cosa strana è che a oggi, vi ripeto, come si sia formata l'immagine non si sa. Ve lo dico, ed è per questo che ormai il Comitato Internazionale Sindonologico da anni porta avanti delle ricerche che riusciamo a scoprire sempre di più, ma la formazione siamo sempre lontani
quanto è il suo mistero. Altra cosa che è importante da tenere conto della sindrome è che questo telo viene esposto circa ogni 25 anni nel Duomo di Torino. Quest'anno Papa Francesco ha deciso di anticipare di 10 anni, perché l'esposizione era del 2025, l'ha voluta nel 2015. Affermazione ancora più importante che ha fatto è che andrà a venerare la sindrome. Mentre prima si pensava a un'iconografia, cioè a un quadro della passione. Ecco. Io mi sono avvicinato alla sindrome perché ho notato che all'interno c'è una passione di un uomo che ha patito veramente quello che è difficile a volte immaginarsi, però è la passione forse più grande che si possa avere. E si continua a studiare, perché finché non si arriva al punto di capire come si è formato, probabilmente la ricerca andrà avanti. Io penso che il tempo si sia esaurito e vi ringrazio e spero di non avervi annoiato. Questo è quanto. A questo punto penso che sia opportuno chiedere a voi se ci fossero delle domande o delle chiarificazioni, se avete qualche punto che non è stato chiaro abbastanza, di chiedere, così che Walter ha la possibilità di rispondere personalmente. Quindi abbiamo questo microfono a disposizione, se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, la fa, cercheremo di rispondere e poi ci saluteremo. Abbiamo iniziato un pochino più tardi del tempo previsto, abbiamo detto le 3, siamo partiti verso le 3 e 20, 25, quasi 3 e mezza, e siamo lì a un'ora come avevamo promesso, un'ora di presentazione con Padre. La sindrome è stata fatta vedere altre volte con delle immagini, con una scritta, con giri, leggi, certificati, però quando si viene presentata in questo modo, naturalmente incominciamo a capire che cosa ha sofferto Gesù. Lo immaginiamo, le frustate che ha avuto, la flagellazione che ha ricevuto con questo rito che fa paura. Noi abbiamo visto il film La Passione del Cristo, e qualcuno ha detto è troppo, è esagerato, non poteva essere. Quello che abbiamo visto nel film era semplicemente una copia della verità. Ma tu immagina essere flagellato con colpi violenti, con qualche cosa che ti strappa la carne, è qualche cosa che tu non puoi in nessun modo riprodurre in filmato. La realtà si vede in modo particolare quando guardiamo a questa che è la foto, se non mi sbaglio, vero? Questa è la foto che Giusto Pia fa nel 1898, incaricato dal re di Savoia per capire, perché è stata questa la prima foto, e qui per la prima volta si nota l'immagine del Cristo, che è un positivo e del negativo, cosa strana, perché dovrebbe essere esattamente il contrario. Invece qua ripercorre praticamente tutta la sua storia. Tutto quello che vedete che sembrano delle piegature sono le frustate, tolto le parti laterali lacerate, che questa è la parte che è andata a fuoco nel XIV secolo. Quindi tutto il corpo fu lacerato, eccetto la testa, che poi ci pensò la corona a fare certo il suo lavoro. Quindi quando si vede una cosa del genere, che viene, quella è una reale fotografia fatta a questa immagine qui. Qui non si vede tanto, ci devi studiare sopra per capire, ma quando si guarda a quel risultato, quello non è un'invenzione, è un risultato della fotografia fatta al tempo. Una cosa incredibile. E poi quelli che sanno il loro mestiere, i patologici, vanno ed esaminano quello che è successo nella vita reale. Ecco, no, non mi sono soffermato perché di dettagli ce ne sono diversi. Allora, non mi sono soffermato su un altro punto che è questo. Molti mi chiedono come mai, no, questa parte qui manca, no? C'è questa barba che manca, questa... Perché tutto quello dei tanti
diciamo, pezzi di storia che non si possono raccontare in un'ora. Però nello spunto che mi ha dato padre Claudio è dirvi proprio questo, che ci sono delle parti mancanti della barba perché gliel'hanno strappata, appunto. Qualcuno ha detto, facciamo quelle domande che secondo voi non vi sentite di padre Claudio, ma come mai il viso di Gesù sembra di una persona anziana? Aveva, non siamo sicuri, c'è il dibattito anche lì, di quanti anni aveva Gesù quando è morto? 33, 36, non si sa quanto abbiamo contato, gli anni contati vanno, insomma, se uno vuole andare a quel punto, ci sono persone che impiegano anni, sì, anni di studio per arrivare a capire qualche cosa. Il fatto è questo però, che guardando all'immagine sembra una persona più anziana di 33. Io vi faccio un esempio, c'è stato un incidente un paio di mesi fa a Toronto, un nostro amico è rimasto in una macchina, un genere di macchina, e lui è rimasto massacrato nel viso. Sono andato all'ospedale e non me l'hanno fatto vedere perché non pensavo che non fosse opportuno, però il figlio aveva fatto una fotografia al papà nelle condizioni che era rimasto. Quando io ho visto la fotografia non ho riconosciuto il mio amico, il viso era totalmente deformato dalla botta che ha ricevuto dallo sterzo e dal vetro che si è scaldato addosso. Immaginate quello che è successo a Gesù quando lui portava il patibolo, che cadeva, non c'era niente che lo proteggeva, lui cadeva e cadeva per terra. Quante volte sarà caduto Gesù? Nella mia croce se abbiamo pensato, stabilizziamo 3 volte, ma Gesù non è caduto 3 volte, sarà caduto centinaia di volte, dal pretorio al Calvario, 1 miliardo di metri, 980, sì, quindi 1 miliardo di punti d'oro, diciamo. Quante volte è caduto? Immagina il viso che viene dopo tutti gli schiaffi che ha ricevuto, il colpo che ha ricevuto dal soldato che l'ha battuto in testa. Potete immaginare che era gonfio, era deformato. Infatti la Bibbia stessa, Isaia, il profeta Isaia, nel capitolo 53 dice: non si riconosce l'uomo della sofferenza. Non si riconosce. La fotografia ci fa vedere. Non riconosciamo il viso bello, splendido di Gesù. È tutto rovinato. Ecco la passione. Quindi quello che si vede nel film è un modo di far capire qualche cosa. Ma quando guardiamo alle cose reali, ecco la Bibbia della sindrome che ci riporta al momento della morte e risurrezione di Gesù, il mistero completo della nostra salvezza. Quindi, domande? Poi faccio sempre domande. Farà sentire tutti quanti così che non dobbiamo ripetere. No, faccio sempre domande, sono curioso. Eppure che lavoro, faccio il lavoro con voi. Ho sentito che, non so se è vero, che la spalla è stata dislocata il tempo che prima o... No, allora lui ha avuto una lussazione alla spalla, in più quando gliel'hanno tirato con le corde praticamente gli hanno fatto uno spostamento della spalla di 4 cm e mezzo, infatti lì si nota, praticamente per tirarlo e farlo arrivare a combaciare col buco del chiodo, praticamente la spalla si è spostata di 5 cm. Perciò come anche il discorso della spalla, come anche del dito che non si vede, qua mi dico, l'obiezione di molti mi dicono ma questa qui ha solo 4 dita, no? Il problema è che il chiodo quando entra lacera un tendine e il pollice è caduto così. C'è una signora che vuole fare una domanda. Volevo chiederle, a quei tempi in Palestina dicevano che la popolazione non era tanto alta. Sì. Come mai Gesù era 1,80? Allora, il discorso della popolazione della Palestina era molto simile a quella del Canada, dove c'era multiculturalità. E il ceppo che apparteneva al Cristo, cioè quella di Davide, invece era molto simile al nostro indo-orientale, no? Che si dice così, ed era una persona che
da qua dall'interno era da 1,75 metri. A questo punto, se non vi dispiace, aggiungo una nota che, alla quale sono stato parte. Tutti avete conosciuto Suor Camerina, immagino, vero? L'avete conosciuta o per visita che l'avete fatto oppure per sentito dire. Sapete che è stato fatto capire a Teofilo, lo spieghiamo quando presentiamo l'immagine, la statua di Suor Camerina, che lei ha avuto il privilegio di ricevere visite dal Signore. Un giorno io gliel'ho chiesto: mi puoi descrivere Gesù? E lei me l'ha descritto. E una delle prime cose che mi disse, io sono 1,60 m, non mi ricordo adesso quanto sono alto, ma sono presso a poco lì, sono basso. E lei la prima cosa che mi disse: padre, Gesù è più alto di te. Quindi se dice che è più alto di me, vuol dire che sarà 1,70 di sicuro, 1,75. La misura che tu hai portato è 1,75 per 1,78. E lei ha cercato di non offendermi, forse pensava di offendermi dicendo che era più alto di me. Ma dice sì, un pochino più alto di te. Beh, ecco, un pochino più alto, cioè è più alto di me, quindi si sa. E poi quest'uomo, se fosse nato, come hanno detto gli scienziati, nel 1300 e nel 1400, si parla di quell'era. Allora, ricordo che la data del carbone 14 ha uno scarto di 60 anni, comunque va dal 1360 al 1420. Quindi, l'uomo che viene rappresentato qui è quasi 2 metri, si avvicina ai 2 metri di altezza. Da dove stava questa figura? Insomma, perché si dice che è stata una come si dice in italiano? Un dipinto? No, non un dipinto, ma era una non mi viene, cioè è camuffato, non è vero, è qualche cosa che è stato inventato da qualcuno che ha fabbricato questa immagine con un sistema chissà come, che poi è la negativa. Il negativo non si conosceva fino a quando abbiamo scoperto la fotografia. Prende la fotografia, è negativo, poi dal negativo fa il positivo. Invece qui si fa la fotografia al negativo e viene fuori un positivo. E qui si vede l'immagine di una persona che è di quell'altezza, che non è 1,60, è molto più alto di 1,60. Quindi vedete, miei cari, le cose si ricombinano. Poi... Ma poi ci sono altre situazioni che non abbiamo affrontato, però all'interno della sindone c'è il titus, cioè quello che mettevano sopra la croce. Serviva per la popolazione, ma i romani mettevano anche un papiro dove scrivevano la condanna, il nome del condannato, e lo mettevano all'interno. E all'interno della sindone, visto però con le lenti, perché bisogna dare controluce, ci sono alcune parole in aramaico che danno la descrizione sia di Tiberio, quando era in carica, ma soprattutto la descrizione Yeshua, no? Che era il nome del condannato. Perciò all'interno ci sono anche delle scritte, al di là di questo, non l'ho portata avanti perché avremo... Mi stiamo stancando? Siete stanchi? Volete andare? Che vengono fuori delle parole che non sono sicuro se si capiscono. Lui ha detto il titulus. Che cos'è il titulus? Non vogliamo farvi andare a casa ignoranti di quello che diciamo. Allora, il titulus era questo. Allora, ed era scritto nelle tre lingue che si parlavano all'epoca, che era il greco, il latino e l'aramaico. L'aramaico è una lingua ormai morta, però è servita per fare traduzioni. Per esempio, la traduzione da schiaffo a bastonate è nata da lì. Il titolo che c'è all'interno dice la condanna, che era perché era un soppillatore, perché non avevano altro da dire che non quello, perché se no la procura romana avrebbe messo sotto inchiesta Pilato. Ma poi Pilato, tra l'altro, che mi sono fermato lì, cosa è successo? È successo che 2 anni dopo
viene esiliato. E stranamente, in tutti i posti che doveva essere esiliato, è stato esiliato alle Porte Palatine a Torino. Praticamente a Torino c'è questo castello romano, noi abbiamo degli scavi romani proprio all'interno del Duomo. Alle Porte Palatine viene esiliato. Perché viene esiliato? Perché l'imperatore decide di fare un'indagine, perché era venuto a conoscenza che era sparito un corpo, ma non perché il Cristo fosse così importante, ma perché il vento del cristianesimo cominciava a gonfiarsi. E dato che la resurrezione o la mancanza del corpo aveva già fatto nascere un mito, che era quello del Cristo, 2 anni dopo c'è questa inchiesta, lui viene esiliato e la storia ha continuato così. Il discorso del telo, molti per esempio la domanda mi fanno anche molti, dicono: ma come mai il telo non se ne sa niente per un sacco di anni, no? Perché una volta tutto quello che era impuro non si poteva tenere, bisognava distruggerlo. È per questo che probabilmente i seguaci del Cristo lo mantengono e lo nascondono, perché non si poteva né toccare oggetti, ma soprattutto oggetti che avevano del sangue umano. Questa è un'altra. Voglio fare veramente due osservazioni, che sembrano a me importanti. Ho sentito, ho letto che questa sindrome è una sindrome che ha avuto un uomo che era in stato mortis, cioè in stato della morte, ma prima di composizione, che corrisponde alla testimonianza dei Vangeli che il secondo giorno Gesù è risuscitato. Dunque, un uomo non era per molto tempo avvolto in questo telo, perché poi è risuscitato. Un'osservazione, un'altra osservazione che hanno scoperto soltanto usando i raggi di un certo tipo, che non mi ricordo adesso come, ma c'è questa vicerina che qualcuno ha dipinto. Ci sono lacerazioni e attorno a queste lacerazioni, oltre che ci sia il sangue, c'è anche un sirup, una certa sostanza che viene prodotta dal corpo sotto un esaurimento enorme, e non si vede questo sirup con gli occhi, ma soltanto con i raggi. Dunque non poteva sapere un artista del Medioevo di una tale cosa, no? Correttamente, e le dico, allora, il siero che parla lei, allora io non mi sono soffermato su questi discorsi patologici, proprio perché veramente se ne potrebbe portare a casa tantissimo. La ringrazio, padre, perché questo è molto importante. Il discorso del siero, ci sono due fattori. Oltre al siero c'è l'ematite, che praticamente è una polvere che è all'interno di queste tombe che venivano fatte in Palestina, e il principio che diceva lei è sonar. Hanno rilevato queste particelle proprio con il metodo del sonar. E il sonar ha questo principio mandare un suono, e quando colpisce questa parte torna indietro. E hanno fatto una ricostruzione 3D, la NASA, perché hanno prestato questo macchinario e correttamente l'hanno rilevato con il sonar. E altra cosa importante della decomposizione, perché questo corpo all'interno di questo telo è stato al di sotto delle 42 ore. E al di sotto delle 42 ore non c'è il rigor mortis, che praticamente è quella formula che il corpo praticamente si irrigidisce, poi si ammorbidisce di nuovo e poi definitivamente va in decomposizione. Qui non ci sono elementi di decomposizione, perché il corpo è stato avvolto dalle 36 al massimo alle 41 ore. Finito. Grazie, questo mi ha approfittato per... No, è molto importante capire
quanto il discorso della, per esempio, della pittura non ha nessun senso per un semplice motivo. Come dicevo prima, il sangue che noi vediamo è all'interno. La pittura avrebbero dovuto dipingere dall'interno del telo a scena, invece noi abbiamo solo la copertura. Un altro, sì, c'è una domanda? Questa è la testa, questa qua è il polso col chiodo, questo qui è la parte dietro, questo è la schiena, questo e questo qua. La particolarità di questo telo che era ripiegato così, ma questa parte qui non viene toccata, cioè il sangue rimane all'interno, perché il procedimento era mirra e aloe, che sono due unguenti, circa 42 kg ne hanno usati, li hanno cosparsi e l'hanno richiuso, tenendo conto che l'aloe e la mirra, uno è un mantenimento di calore, l'altro è un cicatrizzante. Perciò cosa hanno creato? Hanno creato un'immagine di un corpo praticamente che non era in stato di decomposizione. E la cosa importante che quest'uomo, in questo lenzuolo, è scomparso. Allora, pensare che ci sia un uomo risorto, lo possiamo notare dal fatto che nessun elemento di trascinamento c'è. Perciò se lo volevano alzare, c'erano delle differenze di pressione, no? Invece non si sa, cioè questo corpo è come se il telo in un qualche modo si fosse appoggiato tra le due parti, come se l'uomo all'interno scomparisse. Questa è l'unica spiegazione che oggi la scienza non riesce a dare, a meno che ci sia questa forza che vi dicevo, di 20 fulmini in un quarto di millesimo di secondo, che possa creare questo. Ma in laboratorio sia il CNR, il Centro di Ricerche Nazionale Italiano, che quello statunitense, non riescono a fare questo procedimento, non di 20 fulmini, ma neanche di uno, perché non si riesce a concentrare. Posso intervenire? Che non sono sicuro se tutti comprendiamo la tecnica, cosa è successo. Il corpo, se facciamo finta che questo è il telo, il corpo viene steso qui, con la schiena giù, e poi gli viene messo questo sopra. Ecco perché abbiamo il di dietro e il davanti. Questo è chiaro, no? Per tutti quanti. E guardate, ma che cosa c'è? Sto guardando due immagini, è il di dietro e il di fronte di una persona che viene avvolta con il telo. Poi, un'altra cosa. Come mai che quest'uomo, chiunque sia, facciamo caso che non sappiamo chi sia, è stato sepolto dalla crocifissione con un telo pregiato? I condannati, mi ricorda Walter, non venivano sepolti in un modo regolare, venivano buttati in una fossa generale, comune. Questo qui no. Perché? Perché Giuseppe di Arimatea ha chiesto il corpo a Pilato. Pilato lo ha concesso, sono tutte eccezioni queste. I condannati non venivano privilegiati con una sepoltura privata. Invece questa persona è stata seppellita in una tomba privata di Giuseppe di Arimatea, dove nessuno c'era mai stato seppellito, il Vangelo dice, più è stato seppellito con un telo pregiato, un telo funebre che non si usava per i condannati a morte. Eccezioni che fanno capire qualche cosa. Più il titulus, torniamo sul titulus. Pilato, il suddetto ai capi degli ebrei, non avresti dovuto scrivere Gesù di Nazareth, re dei Giudei. Avresti dovuto scrivere Gesù di Nazareth che ha detto che era il re dei Giudei. E cosa rispose Pilato? Quello che ho scritto. Quasi quasi dare uno schiaffo e dire basta con le storielle. L'ho scritto Gesù di Nazareth, re dei Giudei. Tutte queste cose le ritroviamo qui.
Ecco perché è molto difficile pensare che qualcuno nel Medioevo sia riuscito a fare qualche cosa di questo genere, che poi è negativo. Non si conosceva il contrario. Immagino fare un'immagine di questa al contrario, come Leonardo da Vinci, ecco perché si pensa a Leonardo da Vinci, immagino io, perché Leonardo da Vinci ha scritto il suo diario e tutte le note e nozioni scientifiche che lui scopriva le ha scritte al rovescio, scriveva al rovescio, che si poteva capire soltanto quando lo mettevi davanti a uno specchio e leggevi quello che lui aveva scritto nel senso giusto. Ma se voi guardate non ci capite proprio niente, l'ha fatto a poco. Ecco, loro si pensa a Leonardo da Vinci che si è stato capace, ma Leonardo da Vinci mi ricorda il mio esperto, quindi 100 anni prima della sua nascita si sapeva tutto da sempre. Quindi poi è arrivato 100 anni in ritardo, come ha fatto a fare questo quando non c'era? Insomma, ci sono persone da fuori che vogliono convincere il mondo che questa è una forza, c'è un'altra parola in inglese, una forza, una cosa falsa. È un falso, è un falso. Ma io penso che dovranno lavorare un bel po' di tempo per convincere la maggior parte di noi che abbiamo un po' ricercato, non sembra che sia vero. Allora, siamo tutti a posto, possiamo andare a casa. Bene, la fine, ci sono due o tre cose che vi vorrei raccomandare. Finiremo con un pezzo di musica che ci fa pensare alla risurrezione di Gesù, l'alleluia di Handel. Va bene? Un pochino, ti chiediamo di ascoltare, di rimanere nella preghiera. Poi quando uscite c'è il giornale Il Corriere Canadese, c'è un monte che si mette a disposizione per fare un ricordo e firmarlo, così che a 100 anni da oggi, quando lo fate vedere ai vostri nipotini, spero che io ero presente quando è stata fatta la presentazione, ecco il giornale dove fu pubblicato, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci sono le immagini che potete portare a casa, se avete la possibilità di darci qualche cosa, c'è un comunque per pagare la benzina, va bene? Noi vogliamo ringraziare di nuovo, ringraziamo il parroco, ringraziamo tutti quanti voi per averci dato il maltempo e spero che questa serata non sia stata uno spreco di tempo. Spero che abbiate capito.
prejudice. You want to take the people's place? I'll kill myself first. Yeah, really. Perché io non guardo la mia famiglia, io non guardo questo. Dobbiamo cominciare a chiudere, a togliere tutto e mettere tutto al suo posto, perché la prossima volta dobbiamo trovare tutto al suo posto. Grazie Giorgio per tutto quello che stai facendo, sei magnifico, noi ti chiameremo il Giorgio il Magnifico. Cosa hai imparato oggi, carissimo Nicola? Cosa diresti di questo incontro? Cosa diresti di questo incontro di oggi? Cosa hai imparato che rimarrà sempre nella... Magnifico è stato oggi, magnifico. È stata una cosa specialissima. Grazie. Grazie. Si vede che c'è la verità. Non ce l'hanno con nessun altro lingua. Davvero? E poi ci sono comunicazioni. Se può cercare come nel... l'inglese da lì. No. Alcuni commenti? Alcuni commenti dopo di questo incontro? È stata una presentazione molto informativa e che ci ha insegnato tanto della Sacra Sinfonia. Grazie a Walter e la sua squadra. Prima di andare Pino, che diresti di questo incontro? Voglio dire, è stata una grandissima cosa oggi questa che abbiamo visto qua a Sant'Antonio, e auguriamo a tutti quanti che la prossima volta possano venire tutti. Grazie Pino, ciao. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Quando veniamo sopra Chiovo lo incontriamo. Come no, se Dio vuole. Se Dio vuole, grazie. Sempre se Dio vuole. Mi chiedevo se stava la chiesa tua. Sì, no, non era lui. No. Perché è venuto una la chiesa nostra era... Di colore, ecco. E allora mi ha detto Pinacchi, non ho detto. Forse è mio fratello. Era secco. Come io. No, non sono alto. Padre, ho una piccola domanda. Che diresti dopo di questo incontro? Sono contento prima di tutto che abbiamo fatto questo incontro. È una cosa molto interessante, ne vale la pena davvero parlarne, perché è una testimonianza della nostra fede, della risurrezione e passione di Cristo. La gente non si rende conto del tesoro che abbiamo nella sinfonia. Mi dispiace soltanto che la partecipazione della gente non era tanto grande. Ho contato circa 70 persone che hanno partecipato al nostro incontro, però è stato interessantissimo e penso che le persone che ne hanno preso parte ne sono molto contente. Grazie padre, grazie. Anna, anything to say? Qualcosa da dire dopo di questo incontro? È stato un incontro bellissimo, qualcosa che ci ha fatto aprire gli occhi su cosa Gesù ha fatto per noi e ha fatto vedere anche ai giovani che è qualcosa di reale quello che Gesù ha offerto, la sua vita con tanta sofferenza, perché noi capiamo l'amore di Dio. Grazie di cuore. Grazie. Pezzo, io so che siete molto stanco. Cosa diresti dopo di questo bel incontro? Bellissimo. That's good. Thank you. Very good.
congratulations. Thank you, Pina, for everything. For a wonderful lunch. Senza quel pranzo non avresti potuto parlare. Senza il pranzo speciale non avrei potuto. Vero. O no? Beh, dobbiamo nutrirci. Come no? Il corpo e l'anima. Anything to say after this wonderful... No, I didn't come prepared for... That's okay, just say a little something. Anything. I've taken at different times, different sessions on this topic here in Canada, and I've seen and visited the real shroud. This was from a different aspect. Before it was on a technical, more on a technical. So I appreciated this. Comprende l'inglese? This was from the passion point of view, I think, because here il signore sono 25 anni che studia questo. So it was very interesting. I do wish I found, because of the proportion, it was hard to, you know, where is it? Here, the head, the feet, and every time I would look, and then I'd close my eyes and look at a different perspective. So by the end I said, I can't get it, because I understood the one poster very good. Okay. Where, you know, dove... vicino alla croce. Sì, vicino alla croce. But I had a hard time reconciling the two. So I wish that il Signore aveva spiegato al principio, questa è la metà del telo, sì. Qua è la schiena, qua è il davanti, and then go from there. Sì, ci voleva due semplice, giorni. Ma, yeah, ci voleva semplice, due giorni per fare questo. Perché ero più o meno sempre un po' così distrattata, okay. Perché mi andavo sempre indietro, volevo confermare queste cose. Grazie per il commento. Come? Sì. Grazie, io non ho mai studiato l'italiano. E lei parla molto bene. L'italiano. E non sapevo, e sono stata confusa la prima volta con questo patibolo. Okay. Non conosco la parola, ma ho compreso che cos'era, e dopo da quel punto lì, come il Signore è andato a finire sulla croce, e per me un pensierino, una frase è stata mancata, perché mi disturbava che il Signore, o questo uomo, era col patibolo e i chiodi nelle mani, e poi l'hanno tirato su, hanno dovuto inchiodare il patibolo sopra il palo. Yeah. Quel punto lì mi disturbava, perché era importante da dire come soffriva durante questo periodo, che dovevano inchiodare questo patibolo sopra questo palo, e lui nel frattempo era appendolato là dai chiodi. Mi è piaciuto, grazie tanto. Grazie. Da Ottawa qua giù, e sono un'amica di Joe Volpe. Ah, okay. Conosce lei? Joe? Sì, e lui guardi che ci fa. Oh, bisogna che... perché abbiamo lavorato nella politica insieme. Ah. Allora, ma sono degli anni dopo che lui ha lasciato l'altro, non mi sono mai visto. Ma forse nel futuro lo ricerco. Donne, tu adesso stai registrando. Un minuto. Valido. Sì, è stato un bel incontro con il Gran Professore Walter. Ci ha presentato la sindone, no? E è stato proprio bellissimo, tante persone mi hanno piaciuto, e personalmente ha aumentato la mia fede, no? Che c'è questa prova della resurrezione di Cristo. Grazie.